L'anno che si chiude è stato effettivamente un anno storico per l'Entella, abbiamo celebrato il nostro centenario e credo che l'abbiamo celebrato come meglio non si potesse, perché vincere il campionato di Lega Pro 1 all'ultima giornata a Cremona e volare in Serie B era un sogno che avevamo all'inizio dell'anno e che si è realizzato in maniera fantastica. L'anno si chiude con la presenza dell'Entella nel campionato dei cadetti, un campionato molto difficile che stiamo affrontando con coraggio e che speriamo di portare in porto raggiungendo il nostro obiettivo. Io ho detto più volte, tenere la categoria è come per l'Entella vincere la Champions League, stiamo cercando di farlo. Io non vedo palazzi nel calcio italiano, vedo un calcio piuttosto in crisi e devo dire che in un calcio italiano che vive un ciclo difficile, un ciclo che lo mette sotto i fenomeni europei che contano, come il calcio inglese, il calcio tedesco, il calcio spagnolo, la Serie B di Abodi è un'esperienza interessante e che a mio giudizio va nel senso giusto. Nella definizione sta la natura delle cose, dicevano i latini, e per esempio definire il campionato di Serie B il campionato degli italiani è una scelta giusta, perché significa sottolineare quelle energie che sono nella provincia italiana, in tutte quelle città, per la verità, più importanti di Chiavari, capoluoghi di provincia in molti casi, che però costituiscono la struttura, anche economica e sociale dell'Italia che tiene. Essere in mezzo a questi club, a queste cittadine che rappresentano la provincia italiana con le sue risorse, le sue bellezze, la sua tenuta sociale e economica fondamentale, è un grande onore. La Lega di B fa bene a fare leva su questi concetti. Naturalmente troviamo alcune squadre che non c'entrano niente con la cadetteria, a partire dal Bologna, il Catania, il Livorno, che però fanno fatica, chi più chi meno, e questa vicenda del Carpi è una vicenda straordinaria, perché è una vicenda di nuovo di una cittadina un po' poco più grande di Chiavari che riesce a esprimere con un budget assolutamente contenuto e ragionevole, riesce a esprimere un grande calcio che è stato paragonato persino al calcio della Juventus. Molto bravi, noi li abbiamo incontrati a Chiavari, per la verità battuti, molto bravi non solo nei risultati, si vedrà alla fine del campionato, questa è una maratona senza fine, quindi vedremo dove arriveranno, però molto bravi nel riuscire a generare un fenomeno di questo tipo, a creare così tanto entusiasmo con i piedi per terra, perché è un po' quello che piace a noi, senza follie. Se si guardano gli ingaggi di questi giocatori messi tutti assieme, fanno due o tre pezzi delle grandi squadre, e quindi questo è un modo serio di affrontare una categoria che impone giustamente soprattutto di tenere i bilanci in ordine. Naturalmente vorremmo partecipare di più alla torta dei diritti televisivi. Abodi sta facendo un grande sforzo nei confronti dell'establishment, qui sì, establishment della federazione, per una più equa ripartizione di quei fondi. Voi capite che su un ammontare complessivo di 1.100.000.000 averne poco più del 5%, insomma, obiettivamente è una sproporzione molto, molto, molto grossa. È stata una grandissima emozione in una serata di agosto al comunale, gremito. Noi abbiamo una tradizione con le squadre pugliesi di emozioni, perché in Lega Pro abbiamo avuto l'emozione di Lecce
in particolare l'emozione di uscire sconfitti ma applauditi da oltre 6-7 mila persone nello Stadio del Mare nella finale di playoff, una semifinale di playoff di 2 anni fa. Il Bari ha fatto uno strepitoso secondo tempo a Chiaveri, che credo sia stato uno dei migliori momenti del Bari di quest'anno. Devo dire che per il calcio che ho visto al Comunale, la squadra che mi ha impressionato di più dal punto di vista della qualità del gioco e della forza che hanno espresso in quei 45 minuti, che venivano dopo un primo tempo equilibrato dove Lentella non ha affatto sfigurato. Il fatto che il Bari abbia soltanto un punto più di noi la dice lunga sulle difficoltà di questo campionato, perché una squadra importante, fatta per vincere, con un pubblico straordinario. Sabato a Bari c'erano 18.000 persone a vedere Bari-La Spezia, e quindi potete immaginarvi 124.000 euro di incasso. Noi 124.000 euro li facciamo forse in un girone. Se una squadra così attrezzata e col gioco che ha espresso a Chiaveri fa fatica, questo ci dice quanto è difficile questo campionato. Quando c'è una crisi ci sono sempre molti fattori e molte concause che spiegano un fenomeno. Guardavamo con mio figlio l'altro giorno una partita di Premier League, ma non una partita importante, una partita di secondo piano, diciamo, di squadre che non nella parte sinistra della classifica, e vedevamo stadi assolutamente gremiti, campi in perfette condizioni, lì c'è anche la meteorologia che aiuta, e un pubblico di famiglie, di tifosi veri, con un clima assolutamente straordinario e veramente da prendere come esempio. Il pubblico delle squadre di calcio italiane si divide da pubblico del nord e pubblico del sud, perché c'è questa prima grande differenza. Devo dire che gli stadi del sud raccolgono ancora molto pubblico, ripeto, 18.000 spettatori a Bari sabato scorso sono un pubblico da Serie A, ma se si va a Catania, se si va a Avellino, a Latina, a Frosinone, sono tutti campi in cui si superano abbondantemente le 5-6.000 presenze a partita, che sono un target giusto per la Serie B. Naturalmente è facile attrarre pubblico quando le squadre giocano bene e quando sono in posizioni di classifica importanti, è un po' più difficile quando le squadre fanno fatica. Magari poi il pubblico ritorna se sei ai play-out o se ti giochi qualcosa. La situazione degli stadi italiani obiettivamente non aiuta. Siamo indietro, molto indietro dal punto di vista dell'accoglienza e anche dal punto di vista della capacità degli stadi di essere delle macchine che producono fatturato al di là della partita, del sabato, della domenica. Bisogna lavorare tutti assieme perché il calcio non sia soltanto un calcio di diritti televisivi, perché un calcio soltanto di diritti televisivi, per quanto importanti, è un calcio che poi si piega su se stesso e muore, nel senso che l'esempio inglese, l'esempio spagnolo, l'esempio tedesco sono magnifici esempi di come si possono coniugare diritti televisivi e grande presenza di pubblico. Ci sono delle iniziative in corso, Latina sta lavorando per cercare di migliorare l'esistente, Frosinone, se non sbaglio, sta cercando di fare un nuovo stadio, quindi ci sono movimenti abbastanza significativi di 4, 5, 6 realtà dove si punta ad avere stadi più moderni e adeguati. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo avuto momenti alterni, nel senso che naturalmente abbiamo avuto pienoni nella fase del centenario. Devo dire che la maggioranza delle partite del centenario sono state partite con un pubblico importante per Chiaveri, nel senso che quando si superano i 2.500 spettatori a Chiaveri si fa una cosa significativa. Io ho preso questa squadra che aveva sì e no 250-300 spettatori quando andava bene,
e quindi essere riusciti a più che decuplicare il nostro pubblico è sicuramente un risultato significativo. Abbiamo avuto qualche defiance anche recente che mi ha un po' irritato, perché vedere i tifosi dell'Avellino, non dico del Livorno perché Livorno è una piazza importante vicina e quindi si capisce che 600-650 livornesi vengono a vedere e a sostenere i loro colori qui, però ecco, vedere più tifosi dell'Avellino o del Vicenza che nostri mi ha obiettivamente irritato, nel senso che col Vicenza, che è stata una squadra, che è stata una partita importante che abbiamo vinto giocando molto bene, facendo un bello spettacolo, credo che tra abbonati e paganti avessimo non più di 1200-1300 persone. Con la franchezza che mi contraddistingue ho detto che così non andava bene, come avevo detto pochi minuti prima alla squadra, prima della partita, che non ero soddisfatto di quello che avevamo fatto fino a quel momento. Devo dire che le parole del presidente sono state considerate positivamente sia dalla squadra che dal pubblico, perché le ultime partite dell'Entella sono state partite importanti dal punto di vista soprattutto della mentalità agonistica, di quella che ci vuole per salvarsi in Serie B, perché abbiamo visto del buon calcio fatto soprattutto a Chiavari, ma non solo a Chiavari, anche a Latina abbiamo avuto i primi 45 minuti di calcio significativo e importante. Il pubblico si è visto, nel senso che la regola principale è che quando l'Entella gioca il pubblico arriva, ed è stato così. La prima di ritorno in casa è col Bologna, quindi ecco, noi abbiamo avuto enormi emozioni entrando in un santuario del calcio italiano come il Dall'Ara. Credo che vivremo emozioni importanti anche a Chiavari, riempendo fino all'inverosimile il comunale. Sono quelle partite in cui vorresti avere 8.000 posti, non 4.500, perché sicuramente da Bologna avremo molte più richieste della disponibilità della Nord, e riempiremo completamente tribuna, distinti e sud, e realizzando quel clima che, come dire, fa molto bene alla squadra e che è molto bello dal punto di vista calcistico nel nostro stadio. Questo è uno stadio all'inglese, il pubblico si sente, è vicino, e quindi avere gli spalti pieni cambia il senso della partita e realizza un clima che è quello che ci dovrebbe essere sempre. Voglio ringraziare i tifosi di Chiavari e augurando loro la migliore fine, il migliore inizio, per il sostegno che ci danno, anche la tifoseria più calda, che spesso non è facile da comprendere, almeno per me, nelle sue variegate componenti e nella sua anche fatica di mettere assieme i supporter e di venire allo stadio. Dobbiamo lavorare tutti assieme, soprattutto sul lato delle giovani generazioni. Bisogna fare in modo che i bambini di Chiavari, i bambini delle scuole riempiano la Sud e imparino ad amare l'Entella, perché poi se lo ricorderanno per tutta la vita e saranno nostri tifosi per sempre. Questo è il lavoro che mi riprometto di fare nel 2015 e che credo sia estremamente utile e necessario. I 24 punti del girone d'andata sono un buon bottino e contemporaneamente non sono niente, nel senso che sarà dura, il ritorno sarà duro. Io mi sono messo a fare un po' di calcoli partita per partita e ci si rende conto che non sarà affatto facile, dovremo lottare probabilmente fino all'ultimo. Basti dire che noi abbiamo 6 punti nel girone d'andata con Carpi e con Frosinone qui, e francamente pensare di matchare e pareggiare questi 6 punti fatti col Carpi, col Frosinone, mi sembra un po' difficile. La media è una media salvezza, però ecco, le incognite ci sono, non abbiamo un margine di sicurezza
che ci possa fare stare tranquilli, affrontare un girone di ritorno tranquillo, perché no, non sarà così. E quindi ci vorrà tutta la concentrazione, la capacità del mister e della squadra di portare a casa l'obiettivo. Noi non abbiamo da fare gli esami di riparazione, abbiamo fatto un mercato pensato e quindi tutte le scelte che abbiamo fatto nel mercato estivo, che è il mercato importante, sono state pensate con una filosofia che confermiamo e che comunque non verrà stravolta. Primo messaggio. Secondo messaggio, non stravolgeremo questa filosofia, anche perché ci siamo dati determinati obiettivi di budget che vorremmo mantenere, perché questo è uno dei valori di una società a posto come l'Entella, che non fa pazzie e che ha vinto anche un campionato importante di Lega Pro spendendo la metà di altre squadre che c'erano in Lega Pro, e questo è stato il vero successo. Siamo degli opportunisti al contempo, nel senso che se capiteranno opportunità le coglieremo, naturalmente non le diremo prima perché gli affari si fanno e poi si comunicano e non viceversa. Terzo messaggio, per me non c'è nessuno in uscita. Io non affronto il mercato di gennaio parlando di uscite. Leggo nomi sui giornali e dico che a partire da Rinaudo, che è il nome più chiacchierato, noi quando abbiamo preso Rinaudo l'abbiamo preso perché pensavamo e pensiamo che sia un punto di forza di questa squadra. Ha avuto qualche episodio sfortunato, qualche fastidio fisico. Però per me il primo obiettivo dell'Entella è di recuperare completamente Rinaldo e di metterlo in campo. Ancora più improbabili per me uscite di giovani, ecco, se leggo che Lannini uscirebbe dall'Entella, per me Lannini è un punto di forza, un giovane su cui noi puntiamo moltissimo e quindi spero proprio che stia qui e che ha fatto 2 gol giocando poco. Pensate un po', nel momento in cui può avere la possibilità di giocare molto di più, noi abbiamo bisogno della sua classe e dei gol di Lanini. Ecco, per cui questi ragionamenti che circolano, ripeto, sono ragionamenti che capisco perché i giornalisti fanno il loro mestiere, ma fare il presidente è un altro mestiere, e quindi il mercato dell'Entella si capirà il 31 di gennaio. Purtroppo l'anno bisestile ha avuto il veleno nella coda, ci sembrava troppo bello pensare di, come dire, celebrare il 2014 straordinario soltanto ricordando il nostro centenario e la vittoria del campionato e la Serie B. La vita e la realtà purtroppo sono così, nel senso che spesso capita, e la differenza tra gli uomini e gli ominichi è proprio questa, cioè quella di capire che la vita è fatta di gioia e di dolori e che bisogna avere una grande capacità di reazione, una grande capacità di stare in piedi anche nei momenti difficili. I chiavaresi ce l'hanno nel DNA, questa capacità, l'hanno dimostrato straordinariamente bene in questa vicenda dell'alluvione. C'è un bellissimo messaggio del nostro capitano che non avevo visto, francamente, e che mia moglie mi ha fatto vedere l'altro giorno, in cui Gennarino ha imparato persino il genovese, e chi non se molle niente, è così, chi non se molle niente, nel senso che è stata straordinaria la capacità delle famiglie, degli imprenditori in pochissimi giorni di rimettersi in piedi dopo un disastro catastrofico come quello che abbiamo avuto. Devo dire che si parla sempre male delle pubbliche amministrazioni e invece bisogna parlare bene del comune di Chiavari, del sindaco e degli assessori perché hanno lavorato tantissimo in mezzo alla gente, non sbagliando niente e consentendo di mettere a disposizione della cittadinanza il massimo che potevano. Con una capacità anche di farsi aiutare, perché farsi aiutare e ottenere aiuti è una capacità
quindi bravo anche Comune di Chiavari perché una volta tanto ha dimostrato che anche in comune ci sono i chiavaresi che reagiscono e che fanno bene. La città oggi sembra vivere come se niente fosse successo, in realtà non è così, perché i danni economici e morali anche restano e credo che lo sforzo che dobbiamo fare tutti assieme, ognuno per quello che può, noi ad esempio stiamo aiutando, abbiamo concentrato tutto il nostro aiuto sull'ANFAS, perché è un'istituzione benefica che è stata non danneggiata, distrutta dall'alluvione, ma credo che lo sforzo di tutti è trovare soluzioni strutturali che evitino il ripetersi di queste situazioni. Un augurio è un impegno, nel senso che quello che abbiamo scritto, che ho scritto nell'introduzione all'agenda. Chiavari non mollare, noi facciamo sventolare questa bandiera, la faremo sventolare indomita, bisogna continuare così. La vicenda dell'Entella in Serie B, l'ho detta la sera del 4 maggio in Piazza Mazzini, lo ripeto a voi, non è una vicenda solo sportiva, è una vicenda civica, una vicenda sociale, una vicenda economica che dimostra che anche a Chiavari si possono fare grandi cose. Noi abbiamo bisogno di far credere, di dare fiducia ai nostri imprenditori, ai nostri giovani, e questo è l'augurio che voglio fare, che il 2015 sia un anno nel quale sempre più iniziative condotte da giovani possano partire, possano radicarsi e possano creare lavoro e occupazione. Abbiamo bisogno soprattutto di questo e quindi l'Entella sarà a fianco di tutti coloro i quali vorranno impegnarsi in questo modo. Buon anno a tutti.